Ma mi aspetto di trovare una realtà sana, perché le province del Sannio, le province irpine sono, come dire, sono meno interessate da grossi fenomeni criminali. È chiaro che noi abbiamo, come dire, una criminalità di importazione che dobbiamo cercare di fronteggiare. Ovviamente non conosco ancora a fondo la situazione, quindi è ancora presto per esprimere, come dire, per fare delle valutazioni dei giudizi. Ripeto, noi ovviamente è chiaro che non esistono isole felici, ogni zona ha le sue problematiche, e quindi insomma cercheremo di fare in modo da contrastare ogni fenomeno criminale, sia da un punto di vista della criminalità organizzata che comune. L'usura è uno dei reati che maggiormente in linea generale preoccupano, perché è un reato ancora più subdolo rispetto all'estorsione. Nell'estorsione c'è la minaccia, invece nel reato di usura la vittima è come ricevesse un piacere, un favore da parte dell'autore. Sono reati difficili da contrastare e che purtroppo la crisi economica attuale favorisce. E l'invito ovviamente è quello sempre di rivolgersi alle forze di polizia per contrastare questo fenomeno criminale che, ripeto, l'attuale crisi economica purtroppo agevola. Noi, come dire, quando vengono perpetrati dei reati, è chiaro che si interviene in una fase successiva alla prevenzione. Dobbiamo cercare di operare un intelligente controllo del territorio, cogliere ogni segnale, anche piccolo, che magari risulta insignificante a una prima valutazione, però ogni situazione va valutata con attenzione, con poca superficialità, in modo tale da prevenire. La prevenzione, ripeto, interessa tutti gli uffici della Questura. Anche quando si rilascia un porto d'armi, è chiaro che c'è una valutazione dei requisiti. Quando si rilascia una licenza scommesse, voi sapete che le scommesse ci sono pericoli, rischi di infiltrazioni criminali, e anche là si fa prevenzione. Ci sono tanti modi di fare prevenzione, e quindi tutti gli uffici della Questura devono essere in grado per quello che è di loro stretta competenza, di fare bene il loro lavoro a livello preventivo.